Oggi qui sotto la pioggia, non parlo di una impresa clamorosa della Juve a Barcellona che ha vinto 3-0, però per quanto sia doveroso ovviamente, però parlo di un episodio che veramente non mi sarei mai aspettato di vedere. Vergognoso. Il quarto uomo di Paris Saint Germain, Başakşehir, ha praticamente si è rivolto al giocatore della squadra turca, rivolgendosi con frasi razziste. Diciamo che il razzismo è il fulcro anche di questo periodo. Se ne parla tanto di razzismo anche in questo periodo di crisi. Però io mi sorprendo, uno se lo aspetta dai tifosi, se lo aspetta dai tifosi, dalle persone che occupano gli spalti, ma non dal quarto uomo. Cioè, una persona di professione, una persona che deve essere onesta, deve essere umile e deve soltanto calmare gli animi e parlare con allenatori, diciamo, con le persone che stanno da lui. Non può rivolgersi con quei toni al giocatore del Başakşehir, che non ha mai fatto niente, perché a me, ragazzi, fanno piacere che magari i ragazzi di colore vengano anche in Italia, in paesi dove magari sono accettati poco, e mi piacerebbe vedere questi ragazzi di colore accettati. E niente, il Başakşehir ovviamente si è rifiutato di giocare. A un certo punto erano arrivati i giocatori del PSG nel tunnel. Ovviamente la partita non si è giocata, non so, si giocherà mercoledì, non so se è mercoledì questo, quindi oggi, o mercoledì domani, cioè o mercoledì prossimo, penso mercoledì prossimo, perché non è stato specificato poi il giorno dopo. Episodio veramente vergognoso, spero non accada più, perché ragazzi, è un po' il Covid, è un po' poi il razzismo, si rinviano troppe partite. E anche la pioggia ci si sta mettendo in questo periodo, perché siamo in pieno inverno, ovviamente siamo a dicembre, quindi scusate se non ho parlato dell'impresa della Juve al Camp Nou, che ha vinto 3-0, ha vinto il girone, però secondo me era più doveroso parlare di questo episodio di razzismo che si è visto nella partita PSG-Başakşehir, che non hanno giocato nemmeno un quarto d'ora, poco più di 10 minuti, e poi è successo questo episodio strano, che poi, ragazzi, veramente vergognoso. Noi ci vediamo a un prossimo video, vi lascio così, scusate di nuovo se non ho parlato della Juve, magari poi ne parlo in un video dedicato. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!